Ciao a tutti, io sono Giulia, l'ultima dei Magnifici 7, vengo dalla Puglia, da un paesino in provincia di Lecce, nel Basso Salento. Ho 30 anni, faccio l'educatrice, in particolare lavoro nelle scuole materne con bimbi affetti da disabilità e vivo da un anno a Bologna. E prima ho girato un po' l'Italia, ho fatto varie esperienze anche in Papa Giovanni XXIII. E ho vissuto in una famiglia affidataria in provincia di Torino per 2 anni e adesso mi ritrovo qui a condividere la mia vita e le mie giornate e con gli altri ragazzi, e proprio perché desiderosa di intraprendere un cammino di fraternità. Oggi volevo concludere un po' il percorso che è stato portato avanti durante questa settimana dagli altri ragazzi, e affidando a voi un pensiero, una parola che secondo me racchiude un po' in essa tutto il concetto di fraternità. È un po' conclusiva di tutte le altre che sono già state dette e affrontate. E volevo partire da una metafora. Ho pensato a un cactus, a una pianta di cactus, una pianta di cactus perché? Perché ha le spine e ha un palloncino. E pensate, sembrerebbero due segni, due simboli, due oggetti contrapposti l'uno all'altro, in realtà sì, sono diversi, però è bello vedere in questa differenza una possibile complementarietà. Pensiamo di avvicinare un cactus a un palloncino, sicuramente quest'ultimo si romperebbe, scoppierebbe, però sarebbe bello avvicinarli senza farli mettere troppo in contatto tra di loro, a lasciarli ad una piccola ma debita distanza affinché entrambi non entrino in conflitto e poi non rischino di scoppiare. È proprio una questione di equilibrio, di cura. Ecco, proprio in questa parola volevo racchiudere un po' l'importanza della cura come gesto. Come gesto per fondare tutte le nostre relazioni, quelle tra fratelli, tra amici, tra sposi, tra conviventi, tra compagni di vita, tra vicini di casa. Diciamo che appunto ho pensato al palloncino e al cactus proprio perché ogni giorno della nostra vita potremmo essere noi, quei palloncini o quei cactus, quando magari siamo più spinosi, siamo più chiusi o quando siamo invece più fragili, più bisognosi di aiuto. Ho scelto appunto proprio questa parola perché penso che sia quella che lega un po' il tutto rispetto al concetto di fraternità, in una relazione di fraternità, e quell'aspetto che lega sia le cose belle, quelle più gioiose, a quelle più tristi, a quelle più difficili. L'ho scelta perché è la cosa in cui mi ritrovo di più quando si parla dell'altro, quando si parla dello stare con l'altro, ed è forse la cosa che mi riesce anche più facile, nel senso appunto di prendermi proprio cura dell'altro, quando a volte invece mi risulta più difficile prendermi cura di me stessa. E che cosa significa per me prendersi cura dell'altro? Significa semplicemente dare quelle piccole attenzioni, fare quei piccoli gesti che all'altro possono essere semplicemente fonte di svago, di un sorriso, di sollievo. Può essere, cioè, per me, da quando appunto vivo qui, mi rendo conto che gesti di cura ognuno di noi riesce a farli nelle piccole cose ogni giorno. Significa appunto rendere più accogliente un posto, facendo magari una sorpresa ai tuoi compagni di casa.
Significa mettere ordine magari dove gli altri il disordine non lo vedono, significa dedicare appunto il proprio tempo agli altri, significa sentirsi orgogliosamente Terrona quando Pino ti chiede di accompagnarlo e di guidarlo in una preparazione di una pietanza del sud e magari non te ne importa nulla se tutto il giorno puzzerai di fritto. E significa portare il caffè ad un'amica, alla tua compagna di stanza, significa fare una sorpresa a Don Fabio, o forse no, facendo ritrovare un addobbo natalizio nel suo ufficio, o farlo trovare ai tuoi compagni di casa. Significa portare la tazza di caffè, significa portare una coperta quando in cappellina qualcuno ha freddo ma sta pregando, e significa semplicemente far sentire l'altro un po' in famiglia, e nel farlo mi rendo conto che sto bene anch'io, cioè, anche se prendersi cura dell'altro qualche volta non è ricambiato, almeno non sempre sembra ricambiato, e quindi in questo contesto di fraternità e di cura, mi viene da dire che amare l'altro significa farlo in maniera incondizionata, senza aspettarsi nulla dall'altro, senza aspettare di ricevere necessariamente quel sorriso, quel grazie. E a proposito di questo, volevo leggervi un pezzetto dell'enciclica Fratelli Tutti, dove si parla del termine gentilezza. La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, dall'ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall'urgenza distratta che ignora che anche gli altri hanno diritto ad essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie. Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo vissuto ogni giorno è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene i conflitti. La pratica della gentilezza non è particolare secondario, né un atteggiamento superficiale o borghese, dal momento che presuppone stima e rispetto. Quando si fa cultura in una società, trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee, facilita la ricerca di consensi e apre strade laddove l'esasperazione distrugge i ponti. E con queste parole volevo concludere il mio pensiero, appunto ricordandovi e augurandomi che come Papa Francesco ci ricorda, essere gentili è un atto di cura, e di cura, di gentilezza, di voler bene all'altro senza neanche troppo grande sforzo, perché davvero a volte basta solo un grazie e un a presto. Buona Immacolata.